Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Questo è un video in collaborazione con altre tre ragazze che sono Ilenia del canale Ilenia Country Girl, Ombretta del canale Ombretta Carnicelli e Serena del canale Sere Channel. Scusate, io sotto nell'info box vi lascio il link ai loro canali. E quindi vi dico di andare a vedere anche i loro video, perché in questo noi vi mostreremo i nostri 10 prodotti, oggetti top del 2020. Quindi ne abbiamo selezionati 10 all'incirca. Io magari ne avrei avuti anche uno o due in più, ma non avendo fisicamente il prodotto ho preferito presentarne solamente 10. Quindi parto e vi faccio vedere che cosa ho selezionato per questo 2020. Allora, iniziamo subito. Ho dei prodotti, ne ho solamente due che vi faccio vedere subito a livello alimentare, perché la gamma era vasta, si poteva mostrare quindi qualsiasi cosa a livello beauty, casa, corpo, qualsiasi cosa. E quindi per quanto riguarda il cibo, ne ho selezionati due che mi sono piaciuti tantissimo in questo anno, ma che avevo già precedentemente scoperto, e sono, allora, vi faccio vedere questi, ecco qui, ho tenuto la carta un attimo, questi cracker della Galbusera, che vi ho già fatto vedere nei miei video precedenti, anche quelli del 2019. Questi sono dei cracker che io ritrovo non stucchevoli e fantastici anche a livello di cioè di quello che contengono, perché sono fatti con farina di legumi, semi di sesamo e lino, quindi fanno bene, nel senso che sono ricchi quindi di fibre, riescono a saziare, quindi a colmare il senso magari di languore se uno vuole farlo durante la giornata, ma e comunque sono anche buone a livello di sapore, tutto. Veramente a me sono piaciuti, capita che ogni tanto li ricompro, e quindi per me sono rimasti sempre un top eccezionale. L'altro prodotto che alimentare sono sempre dei cracker, se vogliamo così dire, questi qua chiamati norvegesi. Questi qua, che sono anche questi ricchi di fibre, e ce ne sono di due varianti, almeno io ne trovo due, e le trovo o all'Esselunga o da Ipercop, non alla Coppa, all'Ipercop. Questi qua che ho preso in questo momento dalla dispensa sono fatti di farro, semi di lino e semi di zucca. Sono veramente buonissimi, è come mangiare, cioè le ciliegie, una tira l'altro, io non smetterei mai di mangiarli. Anche questi li ho scoperti un po' di tempo fa e rimangono sempre i miei prodotti, diciamo, cracker, se vogliamo così dire, top, per cui io ve li consiglio, sono ottimi veramente. Poi un oggetto che mi è piaciuto tantissimo, anche questo risale l'acquisto a fine 2019, è il rullo di Giada con il gua sha. Ecco, questi due prodotti qua io li trovo, a me piacciono molto, insomma, perché mi rilasso quando faccio questi massaggi. Io mi rilasso, mi sdraio, di solito mi sdraio dopo aver messo la crema, il siero o quando uso un prodotto perché voglio far assorbire, li passo sul viso e mi coccolano, mi rilasso, insomma, quei 10 minuti, un quarto d'ora dipende, e riesco, cioè veramente vedo che mi rilassano anche il viso, al momento sembra più disteso, più rilassato, quindi questi due prodotti. Poi quando è fresco è un piacere, lo so che in questo periodo che fa freddo magari un po' di meno, però credetemi, quando è freddo sento la pelle più distesa, più rilassata, mi piacciono tantissimo. Io le ho di Giada, e c'è anche quella al quarzo rosa, ma io, vabbè, quando l'ho comprato così, e mi piacciono tantissimo, per quindi è un prodotto che continua, l'ho utilizzato insomma nel 2020, nonostante l'abbia comprato fine 2019, quindi anche questi. Poi c'è un profumo che ho amato tantissimo ed è un profumo del 2020 per me, nel senso che l'ho acquistato, e questo qua è Herbes en Jardin en Méditerranée, buonissimo, un profumo molto delicato, fresco, ma nello stesso tempo non è un profumo estivo, è un profumo proprio
che va bene in qualsiasi stagione, in qualsiasi momento dell'anno, in qualsiasi occasione. Io di questo profumo ve ne avevo già parlato, avevo fatto anche un video in merito, caso mai se ricordo, mi ricordo, vi lascio qua sopra il link per poter andare a vedere il video. Questo veramente è un profumo che buonissimo, e tra l'altro tutte le volte che lo spruzzo, magari quando avevo la pashmina o la sciarpa o sulla camicia, insomma sulla maglietta, tutti facevano i complimenti, quindi veramente sono contenta di questo profumo. L'utilizzo pochissimo perché essendo di Hermès non costa poco, e quindi poi avendone gli altri magari insomma cambio spesso. Ecco, comunque mi è piaciuto veramente tanto. Poi per quanto riguarda il beauty, io vi faccio vedere solamente un prodotto beauty. Ne avrei selezionati due, però vabbè, ne faccio vedere solo uno, che è questo rossetto chiamato Velvet Lips di Astra. Adesso vi faccio vedere il pack e poi vi faccio vedere anche l'interno. Vediamo se c'è scritto, non ho mai capito il numero o il colore di questo, il nome di questo rossetto. Qui c'è scritto rossetto effetto piuma, colore e volume. A me è piaciuto tantissimo, l'avevo preso durante il periodo del lockdown, quello proprio il primo lockdown, e me ne sono innamorata. Non è quello che ho su, che è quello che ho su è un altro di Astra che invece ho preso quest'estate. Invece questo qua lo preferisco, diciamo, adesso ve lo sboccio qui un attimo, eccolo qua, vedete, è un colore che è un nude, non so se si riesce a vedere, ma non è proprio un nude, perché ha qualcosa di non so come dire, di rosso, però non è proprio rosso, è un malva un po' particolare, un po' originale. Io l'avevo preso appunto durante, tra l'altro profuma anche il primo lockdown, sul sito di Astra, per cui l'avevo guardato, l'avevo selezionato e l'avevo acquistato, perché questo è il pack. Purtroppo la scatolina non ce l'ho più e non so dirvi il numero o il nome del rossetto, quindi so solo la diciamo la categoria, che questo qui è effetto piuma, colore e volume, che è diverso da questo, che è un'altra tipologia di rossetto. Questo forse è un po' più rosato, questo è un po' più sul malva, mi piace tantissimo. Poi questo vabbè è un mai più senza in casa nostra, ma è questo, è il dentifricio della menta dente mente cocco. Questo è veramente un top, che da quando l'ho scoperto in casa nostra va a ruba, ce lo rubiamo, quindi ognuno lo vorrebbe usare per sé, ed è l'unico dentifricio, devo dire, che pur essendoci un po' di menta non è così forte, non si sente, cioè è un giusto mix tra cocco e menta che ovviamente dà un senso di freschezza, di pulizia ai denti, ma nello stesso tempo la menta non è così forte e il cocco non è così dolce da essere stucchevole, la menta quindi non è così forte da dar fastidio, almeno per quanto mi riguarda, allo stomaco. Quindi questo veramente è un mai più senza, scusate, mai più senza. Poi, scusate, eccomi qua. Poi un altro prodotto che ho scoperto, sì, scusate, quest'estate, e comunque ve l'ho fatto già vedere nei terminati del mese di dicembre, è questo olio per capelli della Magic Argan Oil. Eccolo qua, adesso ve lo faccio vedere. Questo lo trovate, almeno io personalmente lo trovo solo su Amazon, e io nel mio info box di solito lascio la mia vetrina Amazon e lì ho tutti i prodotti che mi sono piaciuti, che non vi consiglio, però insomma se volete dare un'occhiata ve li lascio insomma, e questo rientra nella categoria beauty. È un olio per capelli profumatissimo, delicatissimo, mi piace veramente tanto, e me l'ha consigliato appunto Annalisa, come dicevo, del canale Nel Mondo di Alisa, e è top, piace tantissimo a tutta la famiglia, insomma è proprio gradevole, e mai più senza anche questo sicuramente. Poi sempre per i capelli, e anche questo ve l'ho già fatto vedere nei terminati, ma non è la prima volta che nei terminati lo trovate, nei miei terminati lo trovate, è questo shampoo di Ibio. Eccolo qua, che è uno shampoo all'ortica e ginepro, è un sebo regolatore, veramente sgrassa, insomma pulisce, deterge molto bene i capelli, li rende leggeri, come profumazione niente di particolare, ce ne sono di meglio insomma di profumazioni, ma non è una profumazione fastidiosa, non, insomma, è neanche sgradevole assolutamente, però è uno di quei
si chiama shampoo che ne tengo sempre uno di scorta in casa. Infatti adesso non stiamo utilizzando questo, ce l'ho lì perché così lo tengo proprio come una reliquia. E a noi piace tantissimo anche questo e sicuramente sarà da ricomprare. Poi vi faccio vedere due prodotti che sono della stessa marca, anche questi me li ha consigliati Annalisa. E poi ovviamente cioè, mi ha consigliato, insomma, lei si era trovata bene con questo brand e devo dire che mi sto trovando bene anch'io. I prodotti sono questi due qua e sono una crema viso e un latte detergente che sono della marca Bisol. Eccola qua. Bisol è un marchio con prodotti naturali, prodotti certificati, eco, no, non è EcoCert, ma AIAB. E devo dire che mi sto trovando veramente bene. Questo è il latte detergente e ne basta veramente solo un push. Ultimamente lo sta utilizzando anche mia figlia e si sta trovando veramente bene. Quindi, questi però chiaramente ho visto che anche su Amazon si può trovare questo marchio, però io li prendo dal sito che è bisol.it. E questa è la crema viso, viso e collo ovviamente, quella, come si chiama, classica, diciamo, non è né ricca né diciamo, leggera, ma è un buon compromesso tra creme, quelle piuttosto ricche, quindi piuttosto grasse, che quelle che magari non fanno niente. Ecco, io mi trovo benissimo. Tra l'altro questo vasetto da 50 ml, io l'ho iniziato i primi di ottobre e l'ho terminato a fine dicembre, proprio durante le vacanze di Natale l'ho terminato. Quindi mi è durato tantissimo, perché ne basta veramente poca, come ne basta veramente poco di questo. Ecco, questo ovviamente, poi essendo anche in due che lo utilizziamo, tende a finire prima, poi quindi diciamo si finisce un pochino prima, però anche questo mi è durato più o meno un 2 mesi e mezzo, quasi 3, quindi ottimo, veramente. Questi sono mai più senza sicuramente. Quindi io ho selezionato i miei 10 prodotti, avevo anche dei bagnoschiuma che mi sono piaciuti, quello di Nidra al fico che vi ho fatto vedere nell'ultimo prodotti terminati, però adesso non ho qua né il barattolo né il prodotto perché non l'ho più ricomprato, non è che non l'ho più ricomprato perché non mi piacesse, ma perché non ho avuto modo di comprarlo, avendone qua già altri bagnoschiuma da terminare. Quindi questo è quanto, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video. Buona giornata a tutti!